Buonasera a tutti, allora sono ancora qui nell'angolo delle risposte perché c'ho da rispondere a una domanda di un nostro iscritto al gruppo, seguace, qualcuno che ci frequenta, ci segue, ci guarda tutti i video, e mi ha chiesto come mai le presenze, tra parentesi fantasmi, sono freddi, ghiacci, se ti passano vicino senti un'ondata di freddo. È abbastanza semplice da spiegarlo, però se uno non lo sa non è che se lo può inventare. Quindi io durante gli anni passati ho fatto anche delle ricerche sulle presenze, sulle energie sottili, sulle energie grossolane, sui campi elettromagnetici, sui campi fotocinetici, che poi vi spiegherò a che servono, e quindi ho avuto modo di capire, e ora ve lo spiego, come mai le presenze o i fantasmi, quando vi passano vicino, sentite un'ondata di freddo. Allora, l'energia che compone il fantasma, che sia fotocinetica o elettromagnetica o comunque energia sottile, di qualsiasi genere sia, non è organica, quindi non è come il nostro corpo che bruciamo calorie che vengono dal cibo, da quello che mangiamo, per tenere caldo il nostro corpo completo, il sangue è caldo, gli organi sono caldi, quindi noi bruciando le calorie che abbiamo mangiato produciamo una temperatura corporea alta, che è quella che poi misurate col termometro, quei 26 gradi, 28 gradi, dipende con quale termometro le misurate. E quindi noi siamo caldi, siamo a quella temperatura. Che succede? Che la presenza, o il fantasma come tanti lo chiamano, non ha un corpo fisico, praticamente è un corpo astrale. E quindi praticamente lui è a una temperatura nemmeno quella ambientale, è sotto la temperatura ambientale perché l'energia sottile non si scalda col calore dell'ambiente e nemmeno con altri tipi di calore, quindi rimarrà sempre a una temperatura inferiore a quella ambientale e anche a quella del nostro corpo. Se ci passa accanto una presenza parecchio vicino, sentiremo un'ondata di freddo perché la presenza ha quella temperatura, in quanto non è possibile scaldarla né con le stufette né con il riscaldamento ambientale né con un altro tipo di energia, perché non assorbe calore, non lo trattiene, non è un corpo fisico materiale, ma è un corpo fisico energetico, quindi non può trattenere calore. Volendo, accumulando tanta energia, potrebbe produrre un po' di calore, scaldarsi, ma solo perché gli serve per il movimento oppure addirittura per farsi vedere dalle telecamere moderne termiche, perché loro sanno come farsi vedere, hanno imparato con gli anni, quindi in quel caso potrebbe aumentare un goccino di temperatura. E quindi state attenti voi altri ghost hunter che andate in giro col termico, con la telecamera termica. La telecamera termica vi permette di vedere qualcosa che ha un calore, giusto? Se guardate una parete, vedete un tubo con l'acqua calda attraverso la parete. Se guardate una macchina da lontano di notte, vedete il motore che è rosso, la carrozzeria che è azzurro scuro, ghiaccia. Ma se guardate un fantasma, non lo vedete perché non è caldo, è freddo. Quindi ci vorrebbe un termovisore. E più che termovisore lo chiamerei un freddovisore per vedere il freddo, le forme molto fredde, non quelle calde. Va bene, la spiegazione è stata abbastanza breve, speriamo che si sia capito quello che volevo dire, se no poi qualcuno me lo dice e io rifò da capo, ho spiegato meglio questo pezzettino. Grazie a tutti, un abbraccio da Stefano del GRP e da tutto lo staff. Ciao a tutti.